prima vista questo potrebbe sembrare l'ennesimo videoclip di una normalissima band. Ma i turchi Fi Rock sono diversi. Il loro cantante Ahmet Muhsin Tüzer, un imam sunnita, balzato agli onori delle cronache per il suo sound che mescola la musica sufi a ritmi più moderni. Fan di Iron Maiden, Pink Floyd e Metallica, non vede alcuna contraddizione nel suo essere musicista e religioso al tempo stesso. Per lui la musica è un incontro dell'anima con Dio. Se la musica che fai colpisce le persone spiritualmente, può diventare preghiera. Ecco perché il poeta Sufi Rumi consigliava alle persone di ascoltare la musica e roteare con la musica come i dervisci. La danza roteante è una danza divina. In uno studio di Istanbul, l'imam registra una canzone tradizionale islamica di 1400 anni fa. Vogliamo mostrare alle persone cosa significa Islam. È una religione globale che abbraccia, ama e rispetta tutta l'umanità. Islam çok sosyal bir din. İslam tüm insanları seven ve kucaklayan ve saygı duyan bir din. Da 3 anni a questa parte l'imam chiama alla preghiera i fedeli nella moschea di Pinarbasi, un tranquillo villaggio a pochi chilometri da Kass, in cui risiedono circa 20 famiglie. Ma mentre i fedeli apprezzano la sua musica, le autorità hanno aperto un'indagine sulla sua attività come cantante. La ragione per cui abbiamo dato il via a un'indagine sull'imam di Kass non è la sua arte. Lui è un funzionario che si è esibito in un concerto. Stiamo indagando se avesse o meno le autorizzazioni necessarie e vogliamo sapere se ne abbia tratto o meno benefici finanziari. Ticari bir ilişkisi var mıdır, yok mudur? Onun için soruşturma geçirdi. Nel frattempo la band, che su internet ha già raccolto un grande successo, sta preparando una tournée che toccherà anche gli Stati Uniti. Gönlündeki manaya bak, Mevla'ya, Mevla'ya gel.